Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Finalmente dopo averlo utilizzato per più di qualche giorno, oggi mi sento pronto per raccontarvi la mia esperienza con il nuovo Xiaomi Redmi 4A, il device più economico del brand Xiaomi. Cerchiamo di capire insieme se è riuscito a mantenere le caratteristiche e le qualità di tutti gli altri device che abbiamo visto fino ad oggi. Allora andiamo immediatamente insieme all'interno della mia recensione completa. La confezione di vendita che abbiamo ricevuto grazie a TechniStore è completa di tutto il necessario, compreso un caricatore con le nostre prese. Lo smartphone è piacevole sia al tatto che alla vista, nonostante l'uso di plastica nella back cover non si ha la sensazione di avere tra le mani uno smartphone economico, con il pro di avere un device leggero e poco scivoloso. I bordi sono leggermente arrotondati e aiutano la presa, mentre la prova vestibilità, come potete immaginare, è promossa. La comodità giornaliera di 5 pollici è comunque sempre tanta roba. Come avete capito, per contenere il prezzo, Xiaomi non ha esagerato con la qualità dei materiali. Il frame plastico accoglie i vari tasti funzione, il secondo microfono, la porta infrarossi e un attacco jack per le cuffie che restituisce una discreta qualità, completo anche di radio FM. Il carrellino per due SIM, mentre nel profilo basso, il microfono per la conversazione e l'attacco micro USB per la ricarica. La ricarica avviene in circa 2 ore e mezza con il caricatore di serie per una batteria non removibile da 3120 mAh. È stata un'autonomia piuttosto soddisfacente, ho superato sempre le 5 ore di schermo con due SIM al suo interno in modalità completa in 3G o addirittura ho superato 6 ore di schermo in modalità mista, quindi Wi-Fi e 3G. Diciamo che è un'autonomia piuttosto valida, mi sarei aspettato addirittura di più, comunque sono sempre riuscito ad arrivare a sera senza troppi problemi. Nella back cover troviamo la cassa di sistema di discreta potenza, purtroppo per la sua posizione viene parecchio attutita quando l'appoggiamo su un piano morbido. Posta nel profilo alto troviamo la fotocamera a filo della scocca e un flash LED. L'interfaccia fotografica è la classica di tutti i Xiaomi, facile ed intuitiva, con la solita velocità di scatto eccezionale. La qualità delle foto sono più che sufficienti con tanta luce e anche le macro non sono per niente male, mentre la sera, come ci si può immaginare, il sensore va in difficoltà, buoni invece i selfie con la solita funzione bellezza. Se devo valutare la parte fotografica di questo dispositivo considerando il prezzo, ovviamente mi sento di promuoverla, in quanto ragazzi ci sono dispositivi che costano molto di più e non riescono a fare tanto tanto meglio, quindi per me è una parte fotografica valida. La parte frontale è completa di vari sensori, un pannello con un trattamento anti-impronta discreto e i tasti Android non retroilluminati, ma accompagnati da un piccolo LED di notifica RGB, mentre il display è un 5 pollici con risoluzione HD che compie perfettamente il suo dovere. È visibile al sole con una buona luminosità, i colori sono fedeli e un nero da IPS. Gli angoli di visuale sono buoni ma non assoluti, abbiamo ben 10 tocchi rilevati, reattivo e preciso. Il dispositivo che abbiamo ricevuto grazie a TechniStore è arrivato completamente in italiano con Play Store e Google Apps già preinstallate, con una versione Android 6.0.1 e l'MIUI 8.2 in versione stabile. Nessun problema con le notifiche di Gmail o WhatsApp. L'interfaccia è sempre la stessa vista su tutti gli Xiaomi, veloce e fluida, senza avvertire lag o impuntamenti. Ritroviamo le opzioni per suddividere lo smartphone in due unità distinte, la possibilità di duplicare gli account WhatsApp o Messenger. Uno swipe apre le tendine delle notifiche e come sempre sono molti i temi disponibili. Le prestazioni generali del device sono più che soddisfacenti, grazie al processore Snapdragon 425, una GPU Adreno 308 e 2 GB di memoria RAM. Infatti Chrome gira sempre molto veloce e fluido, senza troppi impuntamenti o ricaricamenti anche con la pagina della Repubblica.it, mentre il Real Racing 3 è giocabile ma ha qualche lag di troppo. Il modulo LTE montato all'interno del device è piuttosto valido, è un dual SIM 4G mancante della solita banda 800, però diciamo che il 3G invece ha sempre funzionato egregiamente. Riesce a mantenere il segnale nei miei garage, riesce ad agganciare il segnale quando esco in modo istantaneo e la qualità in capsula è molto molto valida e anche dall'altra parte ci sentono bene, in quanto sono stati montati due microfoni anche su questo dispositivo che costa veramente poco, quindi va fatto veramente un applauso a Xiaomi. Ha una parte telefonica davvero molto molto interessante. Grazie al software possiamo decidere
decidere in quale SIM avere la connessione dati, mentre l'altra SIM andrà in 2G. La connettività poi è completa di Wi-Fi solo monobanda, il GPS ottimo, il Bluetooth 4.1, la radio FM e abbiamo anche l'OTG e la porta infrarossi. Arrivando alle conclusioni, ragazzi, come avete ben capito, questo Xiaomi Redmi 4A è stata veramente una piacevole scoperta. È un dispositivo che mi sento di consigliare a chi ha bisogno di un primo smartphone per cominciare magari l'esperienza con Android, piuttosto per chi ha bisogno di un telefono muletto da tenere sempre fermo lì nel cassetto per qualsiasi evenienza. È un device che va sicuramente a scontrarsi con tanti altri dispositivi della stessa fascia di prezzo, ma qui si capisce che dietro c'è un'azienda come Xiaomi. Infatti lo smartphone funziona davvero molto bene. Si può acquistare in questo momento, grazie a technistore.it, a circa 95€, aggiungendo delle spese di spedizioni, quindi è un dispositivo che con questa fascia di prezzo mi ha davvero convinto. Noi ringraziamo ovviamente technistore.it per averci dato la possibilità di testarlo e ovviamente, ragazzi, qui sotto troverete i soliti link, uno tra questi quello Telegram per andare a vedere tutte le foto scattate a massima risoluzione da questo device e tutti gli altri che ho provato fino ad oggi, e poi una serie di link, insomma, no, che aiutano il canale e quant'altro. Ragazzi, noi ci vediamo come sempre per una prossima recensione fra qualche giorno. Ciao a tutti!